Ragazzi, prima che inizi il video vi volevo chiedere un favore. Proviamo su questo video ad arrivare ai 2000 mi piace, mi farebbe davvero molto piacere perché comunque è quello che mi ha formato, è quello grazie al quale adesso sono giunto qua. Quindi 2000 mi piace mi farebbero davvero molto molto piacere. Vi invito anche a passare dei links che trovate in descrizione, ma mi raccomando, mettete sin da subito un mi piace per supportare questo video. Vi invito a godervelo perché oltre ad aver raccontato la mia storia penso sia anche molto motivante. Quindi ragazzi, ci becchiamo lì. A dopo. Bella a tutti ragazzi, sono Abdino e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Sono tornato oggi con un breve speciale dei 35.000 iscritti. Vi voglio ringraziare innanzitutto per il raggiungimento, sono davvero molto contento, sta andando tutto alla grande, quindi grazie mille. Spero non si senta troppo il trapano di sottofondo, perché è da tutto il pomeriggio che voglio fare sto commentary e mi stanno sinceramente scassando le palle. Comunque adesso ci terrei a iniziare con il commentary. Prima di ciò voglio dirvi che la partita che state vedendo sono 53 kills fatte su deathmatch con il CUDA in gruppo da 4 con 3 miei amici, Shadowne, Starlight e Gustavo La Pasta, e sono sempre loro tre ormai, e era una partita abbastanza tranquilla che ho fatto forse un po' tante morti, però penso sia una partita carina da vedere. L'altra premessa è che voglio dirvi che io non ho una storia da gamer, da player di Call of Duty, da competitive player, da pub stomping player, no, la mia è una storia come tante altre, come tutte quelle di voi, perché io sono un player normale come voi, che magari a differenza di alcuni di voi si diverte a caricare le sue partite su YouTube perché pensa siano carine da vedere. Quindi ci tengo a precisare che non voglio fare questo commentary per vantarmi di quello che è stato, tra virgolette, il mio percorso. Semplicemente, magari alcuni di voi non lo sanno, altri di voi un po' più vecchi lo sanno già. E volevo raccontarvi un po'. Allora, il tutto iniziò la prima volta che giocai a Call of Duty senza sapere che fosse effettivamente Call of Duty. Fu in un soggiorno studio in Germania, tra la prima e la seconda media. Era da poco uscito Modern Warfare 2. E mi ricordo che però la famiglia in cui ero io aveva Code 4. Io su Code 4 mi chiusi sin da subito e mi vantai addirittura di aver fatto 8 livelli, intanto lì ho fatto tipo 5-on, mi vantai subito di aver fatto tipo 8 livelli in un giorno intero. In pratica io ero arrivato in un giorno intero da livello 1 a livello 8 e me ne vantavo anche. Tipo tutti i miei amici erano andati al Lido perché era domenica, faceva caldo e via così, io no, io mi ero chiuso a giocare a Call of Duty, proprio da nerd, si sapeva già cosa sarei diventato nella vita, e fallitissimo. E nulla, e quella fu la mia prima esperienza. Poi sentii che la famiglia vicino, quella degli amici della mia famiglia ospitante, aveva il nuovissimo Call of Duty appena uscito. Oddio, che bello! In poche parole era Modern Warfare 2, RMV2. E purtroppo quello non ebbi occasione di giocarci perché tra una cosa e l'altra non mi era mai appunto capitata l'occasione, allora nada. Sono tornato poi a casa e per più o meno un annetto non ho sentito parlare di questo videogioco. Arrivò poi una partita di calcio, la mattina, domenica mattina alle 10 questa partita, e un mio compagno di squadra dopo mi invita a casa sua a pranzare, mi fa ho anche un nuovo gioco che è Call of Duty MV3, Modern Warfare 3. Io dico vabbè, non ci ho mai giocato, vengo, vedo un po' come se è divertente, ecco. Ci arrivo e sinceramente mi stavo divertendo molto, mi sono divertito molto a giocarci. Lui in pratica non aveva neanche l'abbonamento Xbox Live, giocavamo in uno contro uno su, oddio, Mission e l'altra mappa Village. Giocavamo solamente in uno contro uno con quelle due mappe. Lui usava la classe antisommossa, io con l'attiratore scelto, lui col pompa, io con il cecchino, e ci siamo divertiti un po' così. Col passare del tempo, poi parlando con mio padre, si era deciso di comprarci per il computer, su ben due computer che avevamo, poi dopo diventarono tre, questo Modern Warfare 3, perché io gliel'avevo consigliato, lui già giocava, allora abbiamo detto va bene, compriamocelo. Ho preso Modern Warfare 3 e su computer ho davvero fatto la storia, cioè mi sono fatto ho fatto tipo 12-13 prestigi su computer, adesso sono tipo al 17esimo. Mio fratello li ha più o meno finiti, io sono a livello a prestigio 17 su Modern Warfare 3. Giocavo davvero tanto e mi piaceva molto come gioco. Semplicemente con il tempo hanno iniziato a riempirsi le lobby di hackers e gente che non sapeva giocare, allora appunto usava i trucchi, e questo pian pianino mi ha spinto a iniziare a rompere le palle a mio padre di comprarmelo per PlayStation 3, che io tra virgolette già avevo. E in quel periodo è il primo periodo in cui ho iniziato a seguire video su YouTube, ad esempio di Verax, di Strategico più Verax, e mi piaceva, dicevo dai, magari anche un giorno riuscirò a fare queste cose, anche un giorno riuscirò a fare una MOAB e via così. Mi ricordo poi che allora, dopo tante 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 richieste, dopo un bel po' di insistenza, mio padre decise di comprarmi Modern Warfare 3 per la PlayStation 3. Avevo all'epoca 13 anni e quando lui me l'ha comprato era già uscito Black Ops 2. Comunque, ad ogni modo, giocai un po' a Black Ops 3
Scusate, che cazzo dico, a Modern Warfare 3, e qualche partita carina la feci, riuscii dopo 2-3 mesi a fare la mia prima mob, però non sapevo che a Natale i miei mi avrebbero regalato Black Ops 2. Infatti a Natale del 2013 mi venne, o del 2000, no, 2012, mi venne regalato Black Ops 2. Da lì iniziai a giocare un po' più seriamente ed arrivai a fare il mio primo nuclear più o meno verso maggio. E sempre verso maggio aprii il canale, non so perché non ero ancora chissà che giocatore, non che adesso lo sia, e riuscii a fare qualche bella partita, mi divertivo, era un gioco divertente, ho detto beh, apriamo un canale. Poi sapete tutti più o meno come si è evoluta la cosa. Io ho iniziato a prenderci un po' più la mano. Poi sono rimasto più o meno su Black Ops 2 per altri 3 anni, perché come sapete fino all'uscita di Black Ops 3 io non avevo mai cambiato Ghost e Advanced Warfare, avevo fatto 5 prestigi mischiando i due COD, avevo fatto 5 prestigi in due Call of Duty diversi, non li avevo praticamente mai giocati, e adesso siamo giunti a Black Ops 3 dove sono a livello 122 del maestro prestigio. Quindi ecco, questa è in breve la mia storia di gamer di Call of Duty. Come già detto all'inizio, non mi ritengo un grandissimo player né un gamer con una storia particolare, semplicemente volevo farvi sapere come ho iniziato e magari dare anche ad alcuni di voi lo stimolo, perché sapete l'importante è crederci sempre. Anch'io non avrei mai pensato di essere potuto arrivare a 35.000 iscritti quando mio padre mi comprò Modern Warfare 3, però adesso sono qua. La vita è fatta così, ragazzi, dovete crederci e continuare ad andare avanti nonostante le difficoltà e inseguire quelli che sono i vostri sogni. Io vi ringrazio per questi 35.000 iscritti, mi ha fatto davvero molto piacere. Siete delle persone davvero straordinarie anche per il feedback che mi lasciate sotto ogni video. Io vi chiedo su questo di provare ad arrivare a 2.000 mi piace, perché mi farebbe davvero davvero molto piacere. Vi invito anche a lasciare, come già detto, un mi piace, un commento. Se ancora non lo siete, iscrivetevi al mio canale che mi fa molto piacere, passate dai links in descrizione e tutte queste cosette qua bellissime, per oggi da Merino è tutto e bella!